resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Sui libri di psicologia mi aggiornavo sull'educazione, misuravo tutti i miei interventi senza mai sbagliare, ma per mio figlio ero un padre di mestiere. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Buonasera carissimi amici, eccoci ad una nuova puntata della nostra videorubrica sulle parole. Scusate un attimo che fermo il video del grandissimo Giorgio Gaber, che mi ha dato lo spunto per parlare stasera di una sola parola, avrete capito. La parola è idea, un attimo solo. Eccoci qui, idea da pronunciarsi, come io ho sbagliato, da pronunciarsi con la E aperta, quindi è idea, non idea, come ho detto io da milanese. Cosa significa? L'idea è un contenuto, è un'entità mentale, è un pensiero astratto, è un contenuto caratterizzante, è una dottrina, è tantissime cose, è conoscenza elementare, è pure opinione, è un proposito, è pure anche una prospettiva, una trovata geniale, è un'impressione. L'etimologia della parola idea viene dal greco idea, e cioè dal verbo idein, che significa vedere. Le parole del ritornello della magnifica canzone di Giorgio Gaber del 1972 ci dicono: un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. E anche noi guardiamo alle idee come qualcosa di astratto, che non si può vedere, toccare né sentire. E ciò vale per tutte le accezioni di idea, da quella basilare di rappresentazione mentale, concetto, a quelle derivate come timore, sentore, si dice spesso ho idea che tra un po' pioverà, oppure nel significato di prospettiva, non mi sorride l'idea di restare bloccato qui, in mezzo al traffico, per esempio. Oppure possiamo parlare dell'idea nel senso di opinione, di parere. Allora diciamo la mia idea sulla questione è questa o quest'altra. Idea significa anche suggerimento, proposta. Tante volte diciamo, guarda, mi dispiace, la tua idea, interessante, ma è stata bocciata. Oppure è semplicemente un'invenzione, una trovata geniale. E allora diciamo, ma che bella idea che hai avuto. È anche un proposito, un'intenzione, nel senso di avevo una mezza idea di andare al mare in questo weekend. Però assume anche un significato molto, molto profondo e sostanziale quando ci riferiamo a idea come un valore, come un ideale a cui aspirare. E allora diremo morire, per esempio, per un'idea. Quest'ultima accezione del morire
per un'idea, apre però una biforcazione filosofica che è decisiva. Perché da una parte ciò che è ideale non è reale. La donna e l'uomo, ideali, non sono di questo mondo. Dall'altra parte possiamo ritenere irreale ciò per cui vale la pena di vivere o morire? E questo è il dilemma che lasciamo però ai filosofi. Con questo è tutto, vi saluto, vi auguro un'ottima giornata, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.